Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Il Bari batte il Perugia, una vittoria importante questa in trasferta a Galano. E Nenè, gli autori del gol, insomma, oggi Grosso può davvero festeggiare. Noi siamo in diretta, benvenuti al 91esimo minuto, in diretta eccezionalmente, lo potete vedere da Via Argiro, insieme a me Salvatore Guastella, come sempre. Ciao, benvenuto Barbara. Salvatore, buonasera. E un benvenuto anche a Cristian. Cristian, ci dividiamo il microfono oggi. Eh sì, ciao Barbara, buonasera. Allora, prima di partire con le vostre telefonate, tra pochissimo abbiamo appena anche pubblicato un post sulla pagina Facebook del TB Sport, andiamo a vedere quella che è la situazione attuale, soprattutto per quel che riguarda i risultati. È finita con un pareggio 1-1 tra Avellino e Ascoli, stesso risultato tra Carpi e Frosinone e anche tra Cremonese ed Empoli. Finisce invece 0-2 tra Entella e Salernitana, 1-0 tra Palermo e Ternana, 0-0 tra Parma e Cesena ed infine 0-2 tra Provercelli e Spezia. Per quel che riguarda invece la classifica, troviamo al primo posto il Palermo con 35 punti, seguito dal Bari a 32 punti. Terzo e quarto posto per Parma e Frosinone a pari punti con 31, e poi troviamo Empoli quinto a 30 punti, Cittadella sesto con 28 punti al pari con Cremonese e Venezia, che chiudono poi la zona, diciamo, calda della classifica. Un Bari, Salvatore, che a questo punto può ben sperare, che può in qualche modo sperare, ecco, diciamo così, di passare un felice Natale. Ma era importante oggi per il Bari rimettere a posto un po' di cose, perché due sconfitte consecutive brutte, due prestazioni al di sotto del sopportabile in certi casi, avevano fatto storcere il muso a tanti. Quindi la vittoria di oggi ha un valore triplo, probabilmente, perché far riappacificare i tifosi un po' più esigenti su un campo difficile, sia da un punto di vista ambientale o comunque dell'avversario, ma poi il campo era proprio veramente difficile perché aveva piovuto tanto, e il Bari ha offerto una prestazione gagliarda. Ci sono stati dei rientri molto molto importanti, mi riferisco a Sabelli, che ha fatto una prestazione veramente molto buona, tra l'altro è stato autore di un recupero straordinario che vale un gol. E quindi tutti segnali positivi che devono fanno ben sperare, e soprattutto devono far così riflettere un po' di più mister Grosso di potersi affidare anche a nomi che sono stati naftalina per forza di cose. Beh, Cristian, di fatto il gol di Carmine aveva un po' in qualche modo fatto pensare alla solita partita in trasferta del Bari, così per fortuna non è stata. Una vittoria che arriva anche con una prestazione a cui possiamo affidare anche una sufficienza. Sì, assolutamente. Poi, come diceva Salvatore, la prestazione che serviva dopo le sconfitte contro Entella e Palermo. Oggi la squadra ha affrontato la gara con il piglio giusto, il giusto atteggiamento, ha saputo soffrire e poi colpire anche con cinismo. Poi per fortuna Galano prosegue nel suo straordinario momento di forma. 13 reti in praticamente 14 partite fanno di lui l'assoluto protagonista di questo Bari. Poi per fortuna abbiamo trovato finalmente anche la rete del centravanti, perché Grosso ha schierato dal primo minuto Nenè, e Nenè lo ha ripagato con un gol. Allora, come vi abbiamo anticipato, oggi abbiamo la possibilità di ricevere le vostre telefonate. Vi ricordo anzi il numero per intervenire in diretta: 0850019998. Allora, scusate, metto subito il viva voce così possiamo ascoltare insieme la prima telefonata. Pronto e buon pomeriggio. Sì, saluti a tutti, Cristian, Barbara e Salvatore, Nicola Pipettista. Il mio pronostico, Cristian, è stato azzeccato, hai visto? Dobbiamo dire grazie a Paolo Fox. Abbiamo vinto in trasferta con quella predizione di quello là. Comunque, a parte gli scherzi, una bellissima vittoria, e il secondo gol è un gol da manuale del calcio. Se lo rivediamo, ci sono delle
degli scambi e delle sovrapposizioni che hanno lasciato Nenè da solo davanti al portiere per segnare. Ciao ragazzi, godiamoci questa vittoria. Ciao. Grazie, grazie. Beh, c'è da dire che anche Salvatore, che Galano si era un po' spento nelle ultime due partite. È ritornato il Galano che tutti conosciamo. Sì, è ripresa. Poi quando uno fa una doppietta, anche se il secondo gol è un po' fortunoso, ma va bene, ci sta. Mi è sembrato più che avesse intenzione di crossarla, ma potrei anche sbagliarmi, questa è la mia impressione. Io invece la cosa che rimango un po' piacevolmente sorpreso e sbalordito è come è possibile avere un cambio così radicale di rendimento, di prestazione tra le due partite appena trascorse e quella di oggi. Il Bari di oggi magari ad avere un Bari come quello di oggi con Palermo e con Lentella avrebbe secondo me portato a casa l'intera posta. Non è spiegabile. Quando Grosso ha detto non so quello che è accaduto nel post partita contro il Palermo, io gli credo, perché secondo me è spiegabile quello che è accaduto, perché non ha spiegazione, però bene, e questo è il Bari che vogliamo vedere. Poi può anche perdere una partita se la gioca così e nessuno gli dirà mai niente, anche i più scettici dei tifosi non possono muovere nessun appunto se la squadra si batte, combatte, lotta come ha fatto oggi. Ma infatti, perché pur concedendo qualcosa oggi al Perugia, comunque la squadra è rimasta sempre in partita, come ho detto in precedenza, ha saputo soffrire e portare a casa questa vittoria. Nicola sottolineava la rete del secondo gol, quella di Nenè, molto bella, in effetti molto bella l'azione, soprattutto splendido l'assist di Teio che poi ha liberato Nenè davanti al portiere Rosati, un Teio che si conferma davvero uomo assist di questa squadra. Allora, continuate a scriverci sulla pagina Facebook del TB Sport, tra pochissimo leggeremo in diretta le vostre domande e anche i vostri commenti. Continuate anche a telefonarci allo 0850199998. Cristian, qualsiasi cosa tu voglia dire, la direi tra pochissimo, perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto e buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi, sono Stefano da Bari. Tutto perfetto, finalmente una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista. Il centravanti noi ce l'abbiamo, Salvatore, bisogna farlo giocare, gli altri non sono centravanti. Floro Flores non è un centravanti, Cissé non è un centravanti. I due centravanti ce li abbiamo, li dobbiamo far giocare. Poi permettetemi solo un appunto stasera, non può giocare lì Marrone, non è quello il suo ruolo, qualcuno si deve convincere che lì non può giocare. Grazie, buonasera. Grazie, grazie, buon pomeriggio, Cristian. Sì, Marrone in teoria giocherebbe meglio una difesa a 3 che una difesa a 4, però anch'io non lo vedo proprio come difensore. In questo momento fa fatica, anche oggi ha lasciato a desiderare in un paio di circostanze, però è anche vero che in questo momento Grosso ha le scelte limitate lì in difesa, anche complice l'infortunio di Gyomber, di Akite che non si può ancora schierare. C'è Tonucci, ci sarebbe il solo Capradossi, quindi scelte quasi obbligate. Però sono d'accordo, sì, magari anche dopo gennaio, ma riportare Marrone a centrocampo. Per quel che riguarda invece il centravanti, il nostro telespettatore ha appena detto manca ancora un centravanti, sei d'accordo Salvatore? No, lui dice che ce l'abbiamo il centravanti, ho inteso così e quando io dico... Ho capito che, male io allora. E quando non volevo correggerti, io ho inteso, dico, e quando dico che Grosso deve guardare con più fiducia e schierare qualcuno che è stato tenuto in naftalina forza maggiore, io dico questo, non lo so se è stato scelto lei, che mi riferivo proprio a questo. Che Nenè, secondo me, è l'unico che lì davanti ha le caratteristiche per fare il centravanti, che può fare gol, ma soprattutto ha la grande padronanza di far giocare anche gli altri con i suoi movimenti e con le sue sponde. Quindi bene, sono contento per Nenè che non solo ha giocato bene, ma ha anche fatto gol. È importante perché un attaccante che segna poco, anche se gioca bene, comunque rimane incompleta la sua forma fisica. Sì, mi fa ridere il fatto che tu alzi il dito, vai. Dobbiamo palleggiarci il microfono, no, per aggiungere a quanto detto da Salvatore, ha saputo sfruttare l'occasione, lo ha fatto bene anche in Coppa Italia, no, segnando poi sul campo del Sassuolo, e bisogna anche dire però che oggi Cissé non era disponibile, pare per un problemino muscolare, quindi si è accomodato in tribuna. Poi magari la scelta sarebbe comunque caduta su Nenè. Ma comunque non... Allora possiamo dire che una volta tanto tutti i mali non vengono per nuocere, insomma,
Mi dispiace per Cissé se ha un problema fisico, però sono contento per Nenè che si ricandida di nuovo ad essere tra quelli schierabili dal primo minuto. È un Bari quindi questo che può fare a meno di Brienza, Christian? Io di Brienza non farei mai a meno. Brienza ha dimostrato di poter essere comunque sempre decisivo a gare in corso. Oggi non abbiamo vinto, non è servito lui, però sono convinto che nel corso di questo campionato di Brienza ce ne sarà ancora bisogno e anche tanto. Su campi così Brienza forse è meglio non rischiarlo, non che non è utile, ma di non rischiarlo, perché è un campo veramente oggi difficile, pesante, e quindi Brienza con la sua stazza fisica non è propriamente il più indicato. E poi soprattutto lui ha svolto solo l'ultimo allenamento della settimana, sì, quindi era debilitato. Sì, debilitato, influenza, poi un problemino anche lui muscolare, quindi va bene così, lo ha preservato. Rischiarlo oggi sarebbe stato folle. Perché giovedì sera c'è il big match contro il Parma, quindi meglio tenerlo al top per quella sfida. Allora, vi ricordiamo il numero per intervenire in diretta, 080-501-9998, siamo in diretta da Via Argiro, ci sono anche dei telespettatori qui fuori dalla nostra strateghe che esultano, giustamente c'è gioia e c'è felicità, ha ragione. Insomma, è un Bari diverso, come dicevi Salvatore, è un mistero che forse Grosso dovrà oggi svelare, no? Ma non lo so, io credo che la prestazione di oggi è stata una prestazione da Serie B, cioè è scesa tutta gente in campo che aveva una predisposizione a lottare duramente. Ho visto lo stesso Bascia calato nei panni del gladiatore, che normalmente lo fa un po' meno, quindi io credo che Grosso trarrà delle sue buone indicazioni e dovrà prendere atto che quando ci sono delle partite muscolari, chiamiamole così, e in Serie B, ahimè, sono moltissime di queste, sono appunto caratterizzate da essere partite fisiche, deve mettere in campo la formazione più idonea, o quantomeno fuori casa. Sono munito anche io di iPad oggi, Barbara, magari ti do una mano. Tre iPad per tre persone. Sì. Magari ti do una mano anche nella lettura dei messaggi. C'è Giampiero che sottolinea le prestazioni di Galano e Sabelli, lo abbiamo fatto. Oggi sì. Sabelli si è riproposto davvero su buoni livelli e soprattutto è stato decisivo su quel salvataggio su Di Carmine. Vale quanto un gol. Sabelli mi è sembrato che fosse assolutamente... chiamate in campo da più partite, perché una partita a rientro su un campo del genere è veramente notevole la prestazione che ha fatto Sabelli, sono contento. Su Galano abbiamo già detto tutto. Su Galano, cosa vuoi dire? C'ha la media quasi di un gol a partita, 13 gol in 14 partite, poco da dire. Neanche molti centravanti che di ruolo hanno questa tabella di marcia. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta. Intanto, Christian, continuiamo a leggere i messaggi che ci arrivano sul post appena pubblicato sulla pagina Facebook del TB Sport. Leggo apprezzamenti per Galano e Sabelli. Giampiero scrive immensi, finalmente sangue e sudore. Oreste scrive un Bari cinico e concreto, questo è importante. Ruben invece scrive peccato per la difesa, Marrone non va, i tifosi biancorossi, insomma, Marrone in quel ruolo non piace proprio. Ma perché probabilmente è coinvolto in qualche modo nel gol che abbiamo beccato, perché è stato molto bravo Di Carmine a proporsi tra D'Elia e Marrone in mezzo, e c'è stata una piccola indecisione tra i due ed è stato molto bravo Di Carmine a fare un gol molto molto apprezzabile, molto bello, e quindi questo qui avrà influito anche un po' sui giudizi. Chiaro è che Marrone, l'ha detto anche la settimana scorsa, è al rientro, non è al massimo, lui è fisico abbastanza importante, non è in piena forma, non è brillante come probabilmente ambisce a diventare, e quindi mi sta accusando un po', però sì, non è certamente un fulmine di guerra in questo momento. Io intanto rido perché fuori sta succedendo un po' di tutto. In ogni caso è bello vedere i tifosi finalmente felici, no, Christian? Allora, a proposito di tifosi, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto e buon pomeriggio. Buonasera, mi chiamo Paolo, chiamo da Bari. Volevo anche dire che vi siete dimenticati di D'Elia. D'Elia oggi ha fatto una partita eccezionale. Siete d'accordo o no?
Non abbiamo capito bene, non so se può ripetere, se è ancora in linea. Ho detto, la partita è stata bellissima, però vi siete dimenticati di dire che De Lì ha fatto una bellissima partita. Mi avete capito? Purtroppo, perdiamo la linea. Forse ha fatto riferimento a De Lì, sì, della sua prestazione, sì, sulla corsia mancina. C'è molta gente in giro per le strade del centro, questo ci fa molto piacere, per cui cade ogni tanto la linea, chiedo alla regia di ricontattarmi così possiamo parlare con i nostri tifosi. Sì, leggevo un messaggio di Saverio, dice non mi esalterei più di tanto, ho visto tanti orrori difensivi, quindi c'è ancora tanto da lavorare, l'abbiamo detto prima, soprattutto in fase difensiva che il Bari può e deve crescere, in questo momento ci sono anche delle scelte limitate da parte di Grosso, quindi bisogna solo attendere. Io credo che anche poi il mercato di gennaio da questo punto di vista potrà dare una mano all'allenatore. Allora, grazie al supporto della regia tecnica di Telebari, grazie a Federico Semplice con cui sono in comunicazione costante, lo ringrazio per questo, mi conferma De Lì ha fatto una bella partita, questo è quello che ha appena detto il nostro telespettatore. Senti meglio di Salvatore, Cristian, questa è una buona notizia. L'età avanza, quindi le membrane timpaniche si irrigidiscono, quindi sento un po' meno. Allora 080 501 9998, chiamateci perché anche qui da Viargiro possiamo sentire le vostre telefonate. Allora continuiamo a leggere intanto i messaggi che ci stanno arrivando sulla pagina Facebook del TB Sport. C'è Onofrio che ci scrive: il campionato non era finito domenica scorsa e non è finito oggi, la Serie B così dovremmo essere un attimino più equilibrati, uniti anche noi come tifoseria, Grosso non si tocca. Nicola invece scrive: buona prestazione di Mikai. E poi ancora un Orlando che scrive: grande Galano, meno male che la partita non... c'è un commento che vabbè, meglio non leggere. Finalmente un bel Bari, dice Roberto, visto come lo chiamava, ho scoperto che abbiamo un tenente in squadra, si chiama Kozak. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buon pomeriggio. Buonasera, saluto a tutti. Diciamo per i rientranti tutto bene, ma uno su tutti Iocolano. Arrivederci. Grazie. Beh, sì, anche lui non si vedeva da un po' schierato, allora, come titolare dal primo minuto. Buona prestazione per Iocolano? Io direi di sì, direi che oggi la squadra tutti hanno offerto una prestazione sopra la sufficienza. Ma questo non vuol dire, come qualche leggo anch'io, sbircio tra i coloro che scrivono, non è che abbiamo risolto i nostri problemi, semplicemente abbiamo finalmente, secondo me, oggi giocato un'intera partita, 90 minuti, di sostanza. Ma questo non vuol dire che abbiamo risolto i nostri problemi, anzi assolutamente, c'è tantissimo da lavorare. Però ad averne fatte partite così, 90 minuti sempre in partita, sul pezzo, in vantaggio, e questo è il Bari che i tifosi vogliono vedere, soprattutto se giochi così le partite le porti a casa, i risultati le porti a casa, le vittorie le porti a casa, i margini di miglioramento ci sono sempre, cioè migliorano le squadre più blasonate al mondo, cercano sempre di migliorarsi, figuriamoci noi. Detto ciò, mi sembra questo il tipo di atteggiamento che la squadra deve adottare, soprattutto fuori casa. Poi ho letto qualche messaggio di Grosso non si tocca, ma perché qualcuno aveva messo in discussione Grosso? Mi sembra una follia. 080 501 9998, il numero per intervenire in diretta, scriveteci anche sulla pagina Facebook della TB Sport, veniteci a trovare anche in Viargiro perché tra pochissimo incomincerà l'animazione per i più piccoli, si stanno preparando i nostri della squadra preposta fuori proprio dalla nostra teca. Intanto noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com.
Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Tua da 10.900 euro solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. E rieccoci in diretta con il 91esimo minuto, siamo in diretta da Via Argiro, eccezionalmente tra pochissimo inizierà anche l'animazione per i più piccoli, già che siamo proprio qui con il nostro Claudio Procaccio, proprio fuori dalla nostra teca. Intanto Cristian, prima di dare la linea ad Enzo Tamborra, una comunicazione arrivata direttamente dallo staff medico del Bari. Sì, che ha evidenziato per Caramoco Sissé un risentimento al muscolo soleo della gamba sinistra, nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici, quindi qui capiremo anche i tempi di recupero per l'attaccante. E allora siamo pronti per dare il benvenuto e per sentire il parere, conoscere il parere del responsabile dei servizi sportivi di Telebari e Radio Bari su questa partita. Un buon pomeriggio ad Enzo Tamborra. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, diciamo subito che tutte le vittorie sono... Ciao ragazzi, arrivo con un po' di ritardo, immagino, perché siamo in una situazione diversa dal solito, allora proverò a dire un po' di cose, insomma. Ho appena registrato anche il mio video selfie per Repubblica, ho appena detto che tutte le vittorie ci vogliono, ma questa, se possibile, ci voleva anche di più, perché dopo due sconfitte come quella con l'Entella e l'altra contro il Palermo, insomma, il rischio era un po' quello di buttarsi giù. Invece c'è stata la reazione forte, come deve fare una squadra che vuole raggiungere traguardi importanti, ed è arrivata una vittoria non male, 3-1 sul campo del Perugia, non è proprio una vittoria scontata, insomma. Bari che ha mostrato di essere lucido al momento di colpire, perché la partita poi, insomma, si equivalta per quel che riguarda le occasioni da gol, però il Bari è stato più spietato sotto porta, più lucido, più bravo ad approfittare delle sue occasioni, peraltro segnando anche gol di buona fattura. In particolare mi è piaciuta l'azione che ha portato al secondo gol del Bari, quello di Nenè, quindi diciamo che da questo punto di vista il Bari ha dimostrato ancora una volta di avere le armi giuste per colpire ovunque. Devo dire che questa è una partita diversa rispetto a tanti altri giocati in trasferta su un campo diverso, perché insomma poi alla fine notiamo più o meno sempre le stesse cose, cioè il Bari quando gioca in quei campi, come dire, di provincia, un po' piccoli, insomma, con situazioni un po' al limite, soffre. E a Perugia si può giocare al calcio e il Bari lo ha fatto e si porta a casa 3 punti d'oro con la firma ancora una volta di Cristian Galano, che è un fattore in questo campionato, perché credo che abbia una media realizzativa spaventosa, 13 gol, una proiezione di 25-26 gol per tutto il campionato, è davvero d'applausi Cristian. Poi la classifica torna a sorridere, perché in questo campionato dal grande equilibrio una vittoria fa la differenza. Il Bari è secondo in questo momento, ha davanti soltanto il Palermo e soprattutto alle spalle tra gli altri il Parma, che sarà il prossimo avversario giovedì sera al San Nicola in un big match in assoluto del campionato di Serie B. Sì, Enzo oggi ha sfruttato anche bene l'occasione Nenè in attacco, schierato dal primo minuto come centravanti, realizzando la sua prima rete in campionato, bene poi anche chi avevamo visto meno nelle ultime settimane, Delia, lo stesso Iocolano e poi al rientro nel campionato anche Sabelli. Sì, Sabelli soprattutto, direi, ha giocato un'ottima partita, se si considera che Sabelli non giocava da mesi, in pratica una partita dal primo minuto, ha avuto gamba. Sabelli può essere un giocatore importante per il Bari in questa fase del campionato, perché comunque per caratteristiche è un giocatore che serve, perché Sabelli l'abbiamo visto anche in una situazione in particolare, oltre ad essere uno che spinge è uno che dà una mano consistente in difesa e soprattutto a quella velocità che manca ad altri giocatori del reparto arretrato. Ricorderai l'occasione che ha avuto Di Carmine, che stava per calciare in porta e si è visto piombare addosso Sabelli, che con un intervento in scivolata praticamente gli ha tolto il pallone di piedi. Insomma, credo che Sabelli possa dare più garanzie dello stesso Fiamozzi per la completezza. Insomma, il Bari in questo momento ha bisogno di prendere meno gol rispetto a quello che ha fatto sino a questo momento. Io non dico che Sabelli sia il toccasana in assoluto, però ripeto, quella velocità
che manca ad altri componenti del pacchetto arretrato, quel dinamismo e quella resistenza che manca ad altri. Un nome ancora oggi ricorrente, quello di Marrone, che insomma è entrato suo malgrado nella nazione del gol del Perugia. Abbiamo capito che Marrone gioca perché è un giocatore indispensabile per Grosso, perché è quello che imposta il gioco dalle retrovie, però è anche vero che ha dei grossi limiti difensivi. Salvatore. Sì, insomma, io finalmente sono contento di una prestazione, possiamo dirlo oggi, la prima di questa stagione, più che sufficiente per 90 minuti in trasferta. Alla fine di tutto possiamo dire tante cose, però è quello che ci aspettavamo, è quello che si aspettava la gente, è quello che si aspettavano i tifosi ed è quello che ci aspettiamo da una squadra che ha ambizioni importanti. Poi i protagonisti, sì, sono d'accordo, Sabelli, spesso ti accorgi della bontà o comunque dell'importanza di alcuni giocatori quando poi li rivedi. Cioè, oggi Sabelli non sembrava che fosse al rientro dopo 7 mesi, e così anche altri giocatori. Quindi Grosso, secondo me, ha avuto oggi una grandissima risposta da parte di chi non è stato protagonista costante fino adesso, e questo deve farci ben sperare. Insomma, dobbiamo adesso affidarci ancora a lui, e si è ampliata la scelta di chi fare schierata al primo minuto, e adesso dobbiamo confermarci come prestazione. I risultati, secondo me, è una conseguenza di quello che accadrà all'appuntamento che avremo col Parma, che è una squadra rognosa, rognosissima, difficile da affrontare. Però non possiamo bucare la partita, poi il risultato si vedrà. Sì, sono d'accordo con quello che dici, indubbiamente. Diciamo che al di là del fatto che chi ha giocato meno oggi ha dato una risposta importante, credo che la risposta più significativa è che dopo 2 sconfitte ti rialzi e più che camminare torni a correre. Questo credo che sia il segnale di forza che emerge oggi. Poi peraltro, anche guardando un po' la classifica, è come se si stesse un po' scremando, stiano in questo momento andando su le squadre che un po' tutti si aspettavano, perché la classifica dice oggi Palermo 35, dice Bari 32, poi Parma e Frosinone, credo, 31 punti, l'Empoli 30, insomma quelle che devono stare stanno. Poi continuo a vedere dei segnali molto, sì, molto favorevoli, devo dire. Insomma, il Frosinone che continua a perdere punti nei minuti finali, oggi il Frosinone vinceva a Carpi fino a pochi minuti alla fine. Lo stesso Venezia, che ieri ha pareggiato una partita incredibile a Foggia, una partita che sembrava già vinta. Oggi Venezia avrebbe 30 punti, invece ne ha 28. Insomma, lo stesso Empoli, che non è andato oltre l'1-1 sul campo della Cremonese, era passato in vantaggio. Cioè, sai, quelle situazioni, tu le hai vissute, credo, anche da calciatore. Ci sono dei campionati che ti strizzano un po' l'occhio, e questo campionato è uno di questi. Sì, in questo senso vuole scegliere il suo migliore in campo. Ma indubbiamente Galano, c'è poco da discutere. Magari sul piano della prestazione possiamo anche mettere in evidenza altri, però quando un giocatore gli fa 2 gol, 13 reti e non ha giocato neanche tutte le partite di questo giorno di andata, perché Galano ha avuto l'infortunio all'inizio, ricorderei, ha perso praticamente 1 mese di campionato. Insomma, teniamocelo stretto, perché nel suo sinistro c'è forse il destino di questa stagione. E allora salutiamo e ringraziamo il responsabile dei servizi sportivi di Telebari e Radio Bari, Enzo Tamborra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao. E allora riapriamo la linea alle telefonate 080 501 9998. Continuate a scrivere sulla pagina Facebook del TB Sport. Una domanda retorica, quella forse, che vi farò: il vostro migliore in campo, Salvatore? Inevitabilmente credo sia Cristian Galano questa sera. Sì, Cristian Galano certamente, ha fatto una doppietta fuori casa, senz'altro lui, ma se Galano non fosse stato della partita, io l'avrei data a Sabelli, perché per me ha fatto una partita pazzesca per essere al rientro dopo 7 mesi. Cristian. Assolutamente d'accordo con Salvatore.
Non alzi il dito da un po' di tempo e mi preoccupo dopo un po'. Vai, vai, sì. Quello di Andrea che dice con Sabelli ed Elia il 4-3-3 è tutta un'altra storia. Sono anch'io dell'idea che comunque questo Bari deve giocare con la difesa a 4. Di Sabelli abbiamo detto e finalmente abbiamo avuto uno specialista della corsia mancina, perché il Bari anche in questo campionato con i problemi di Morleo e quelli di Delia spesso ha dovuto comunque adattare su quella corsia dei calciatori. Salvatore, prima di dire la tua magari su questo, andiamo ad ascoltare un altro telespettatore perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto e buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, Gianluca da San Pasquale. Senta, volevo mettere in evidenza che adesso tutti i tifosi che hanno chiamato la settimana scorsa per parlare male di Grosso o parlare male di qualche giocatore, perché oggi non chiamano? Noi tifosi dobbiamo crescere, dobbiamo mantenere tutti una coerenza e navigare tutti da una stessa rotta, perché così facendo non va bene. Che adesso domenica il Bari, quando giocherà giovedì, non giocherà bene. Adesso questi tifosi si ripresenteranno e noi tifosi dobbiamo innanzitutto portare avanti un'unica causa, cioè quella di portare il Bari in Serie A, nella buona e nella cattiva sorte. Grazie. Beh, Salvatore, è un po' come dicevi quello che dicevi tu prima, no? Chi è che contesta oggi Grosso? È impensabile farlo. Attenzione, io scinderei un po' le cose. Descrivere un momento, i 90 minuti di una partita che sono al di sotto delle aspettative o delle possibilità della squadra è una cosa. Ma mettere in discussione l'allenatore o alcuni giocatori o altre cose dopo 90 minuti andati male o 180 nel nostro caso, perché se prendiamo il periodo di riferimento Entella, quindi Chiavari con l'Entella e Palermo, come dissi domenica scorsa col Palermo, non è che bisogna buttare adesso tutto a mare perché abbiamo avuto due partite non felici. Allora, un conto è la contestazione a prescindere, becera, brutta, senza un conto invece è discutere su una prestazione andata male. Voi, soprattutto questo Bari non è partito con l'idea di dover ammazzare il campionato, quindi è assolutamente in linea con quelli che poi sono gli obiettivi stagionali, quindi fa un po' parte un po' di tutte le tifoserie questa sorta di schizofrenia, esaltarsi o deprimersi poi a seconda dei momenti. Come diceva Grosso anche nell'ultima conferenza stampa, in questo momento è soprattutto importante avere equilibrio. E a proposito dei tifosi, sì. Christian, ci sono circa 400 tifosi che finalmente si sono goduti una questa trasferta. Questa vittoria in trasferta. Allora, vi devo interrompere perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buon pomeriggio. Ciao Barbara, saluto Cristian e Mitico Castella, sono Gigi da Bari. Rispetto a qualche anno fa, negli ultimi diciamo, 3 anni, se non 4, dopo una mini crisi, cioè 3 sconfitte, all'inizio stagione, ci siamo ripresi la vetta lavorando solo. Ora dopo 2 sconfitte abbiamo ripreso a marciare, quindi questo è cambiato rispetto agli anni passati, questo è molto importante, quindi rialziamo la testa. Volevo fare un altro appunto, quindi riguardante Sabelli, che è stato immenso, secondo me, quella palla che ha salvato è stato immenso. Però non dobbiamo sottovalutare anche Nenè, che a differenza di Floro Flores, è stato un leone, ha combattuto tutti i 90 minuti, e quindi si iniziano a delineare anche le gerarchie in attacco, ci vogliono gente che lotta. Nenè e Cissé vanno benissimo per questa Serie B. Floro si deve calare nella mentalità della Serie B, se continua così a noi non serve più. Grazie Christian. Nenè sa giocare a calcio, cioè non lo conosciamo certo ora, è un giocatore che sa far salire la squadra, tecnico, bravo anche per sfruttare poi le qualità di Improta e Galano, poi finalmente è stato bravo a trovare il suo primo gol nel campionato. Certo, con l'infortunio di Sissé fa comodo avere comunque un Nenè pronto, che ha dimostrato comunque di poter dire la sua, in attesa magari di ritrovare il vero Floro Flores e la crescita poi ovviamente anche di Kozak, che pian piano ovviamente Grosso sta schierando nel finire delle partite anche per dargli un po' di minutaggio. Io intanto ringrazio nuovamente Federico Semplice, con cui sono in contatto alla regia di Telebari, ovviamente mi suggerisce tutte le telefonate che stanno arrivando, mi avvisa piuttosto di tutte le telefonate che arrivano. Ne abbiamo un'altra in linea. Pronto, buon pomeriggio.
E buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Baba, buonasera, anzi Cristian, buonasera Salvatore, sono Leo. Senti, io ho da dire ancora del non dimentico, non mi piacciono molte cose di grosso, sono fuori dal covo. Se troviamo un'altra Entella di fronte, le troveremo, avremo modo di essere propositivi come Perugia che ci ha fatto giocare, perché Perugia è stata costruita per andare in Serie A, ha dei giocatori colombati che veniva a Bari, lo ricordo, ha dei giocatori che fanno giocano e fanno giocare. Due, continuo ancora a sostenere, Sabelli è stato uno dei migliori in campo, io non dimentico che non è stato fatto giocare, era pronto col Palermo per far giocare Sega e Corsino, cioè queste cose a grosso non le dimentico, gliela tipizzerò sempre. Come il discorso di Petriccione, perché non ha giocato, è influenzato, ha avuto un'influenza, va bene, però ha avuto un'influenza. Grazie, anche... grazie Cristian. Sì, no, per quanto vabbè, la scelta con il Palermo di Teglio, evidentemente in settimana l'aveva visto comunque meglio di Sabelli. Poi sì, dice bene Leo, comunque il Perugia è una squadra che gioca e fa giocare, quindi in questo caso ha anche facilitato il compito del Bari, però poi le partite alla fine devi anche vincere e portarle a casa. Chiaro che poi il prossimo step deve essere quello di vincere le partite sporche, come diceva Leo, con squadre che magari la mettono sul ritmo e sull'aggressività come ha fatto l'Entella, come ha fatto anche il Brescia nelle precedenti trasferte. In questo che il Bari deve crescere, quindi aspettiamo prossime prove, no Salvatore? Sì, non era, sono d'accordo anch'io, però oggi non era una partita propriamente semplice, ripeto, non fosse altro che solo per il campo dovevi metterci un po' di fisicità, quella che abbiamo accusato nelle partite che hai citato, perché se non ci metti la grinta, se non ci metti la voglia di correre come l'avversario, quanto l'avversario, perdi anche col Perugia, se giochi molle come abbiamo giocato con l'Entella o col Brescia, perdiamo anche oggi. Quindi oggi ho visto confortevoli segnali di adeguamento alla circostanza che oggi richiedeva la partita. Altra telefonata in linea, pronto e buon pomeriggio. Ciao, sono Vito Bottalico, chiamo da Carrassi. Un saluto a tutti innanzitutto. Agli amici, dall'inizio del campionato praticamente, non faccio altro che ripetere che Bascia e Petriccione o Bascia e Brienza non possono giocare insieme perché rallentano la manovra e tolgono l'uomo in più per il pressing. La vittoria di oggi è stata una conferma. Cosa ne pensate? Grazie, Cristian, visto che sei quello che sente più di tutti. Ci rimbalziamo la palla con Salvatore. No, non lo so, in realtà Bascia con Petriccione ha giocato, il Bari ha anche vinto con loro in campo, quindi per me possono giocare tranquillamente insieme con Petriccione nel ruolo di mezzale e Bascia in quello di regista. Anche per cui al fianco di Bascia questo pomeriggio non c'era un giocatore poi con caratteristiche poi del tutto differenti magari anche da Brienza e dello stesso Petriccione, perché poi Iocolano non è propriamente una mezzala, quindi per me no, non sono propriamente d'accordo con l'ascoltatore. Salvatore. Fanno sempre testo alla fine del risultato finale, perché è quello che noi ci influenza, lo dico sempre, lo ribadisco tutte le volte, noi spesso e volentieri tracciamo i giudizi mettendoci dentro il risultato finale. Anch'io sono d'accordo, secondo me poche circostanze sono attribuibili al fatto che uno non possa giocare assieme. Ci sono sempre state queste diatribe che due o tre giocatori non possono convivere nella stessa squadra. Non è vero, se ci si impegna possono giocare tutti, secondo me. È chiaro che alcuni giocatori sono più importanti degli altri, ma se giocano e corrono secondo me possono giocare tutti. L'importante, come dico prima, io sono fedele a un principio di un mio vecchio allenatore che diceva: dobbiamo correre almeno quanto l'avversario. Allora tu corri almeno quanto l'avversario e poi metti in campo altre caratteristiche, e nel caso specifico nostro stiamo parlando di Brienza, che fa la differenza, perché se Brienza il suo contributo di corsa è pari ad altri giocatori, alla media degli altri giocatori in campo, con la sua classe fa la differenza.
Intanto sono passate delle fans di Christian Siciliani, sono andate via poco fa. Vi ricordiamo che noi siamo in diretta da Via Argiro, a partire dalle 17 ci sarà anche animazione davanti alla Teca. Vedo un soggetto strano, sì. Un medico matto, chi è questo? C'è un medico pazzo forse, il nostro Claudio Procaccio, che sarà qua fuori per divertire i più piccoli, quindi portate i vostri bimbi qui in Via Argiro. 080-501-9998, il numero per intervenire in diretta. Bloccati un attimo Christian, perché abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? 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 Sì, la sentiamo, pronto, buon pomeriggio. Pronto, buonasera. Vorrei fare una domanda, sì, vorrei fare una domanda, se possibile, a Cino Guastella, che ho avuto l'onore di conoscerlo per strada la settimana scorsa nei pressi del parco. Sì, prego, chiedo ai nostri telespettatori, ne approfitto ora, non abbiamo possibilità, diciamo, di comunicare con voi, per cui se riuscite a telefonare, a dirci le vostre domande, è molto più semplice per noi. Prego, vada con la domanda. Vorrei chiedere a Guastella che cosa ne pensa del rigore non dato alla Ternana nella partita odierna con il Palermo? Grazie, noi però ci siamo concentrati sul Bari, abbiamo visto la partita del Bari. Perché non l'ho ancora visto, gli highlights delle altre partite non abbiamo avuto ancora modo e possibilità di vederlo, quindi non posso risponderti. Impossibile proprio commentare, perché abbiamo visto il Bari subito dopo la diretta, quindi niente, magari lo rivedremo, poi daremo una risposta al nostro ascoltatore successivamente. Forse pensano che siamo unibini e trini, diciamo. No, però questa cosa voglio dirla, probabilmente, anzi sicuramente il campionato di Serie B sarà destinato anch'esso a fornirsi di supporti tecnologici per dare una mano alla terna arbitrale, mi riferisco al VAR, perché anche se non ha l'importanza del campionato di Serie A, è pur sempre un campionato dove ci sono in gioco tanti interessi e dirimere ogni dubbio di questo genere credo che sia la meta finale di questo campionato, deve fornire supporto tecnologico anche agli arbitri in Serie B. Io ti ho bloccato prima, hai l'occasione ora per dire quello che avevi da dire. No, in realtà volevo tornare un po' sui messaggi anche dei nostri ascoltatori sulla pagina Facebook del TV Sport, e in tanti sottolineano comunque la prestazione di Mikai tra i pali, effettivamente oggi molto, molto sicuro e presente. Abbiamo rivisto, no, il Mikai che eravamo abituati a conoscere, che abbiamo vissuto soprattutto nella passata stagione. Il mio uomo, sì, che ti dicevo. Sì. L'uomo di Salvatore, sì, sponsorizzato nel senso sportivo, dallo scorso anno. No, non confondiamo. Però vero, Salvatore, oggi Mikai molto molto bene. Sono d'accordo, perché ha sbrigato un po' di faccende un po' bruttine, qualche uscita, insomma, è stato di nuovo Mikai che voglio rivedere, è ritornato il Mikai. Insomma, ripeto, oggi tutti segnali positivi, non abbiamo risolto nessun problema, ma tutti segnali positivi. Ovviamente incrociamo le dita per la continuità in questo senso. Allora, 080-501-9998, il numero per intervenire in diretta, scriveteci anche sulla pagina del TB Sport, Christian controlla e legge i messaggi per noi. Intanto abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto e buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, Sergio da Bari. Allora, se il Bari segna un gol, forse pareggia, se segna due gol probabilmente pareggia, se ne segna tre forse può vincere, se non ne segna sicuramente perde. Grazie. Grazie, beh, logica, diciamo una lezione di logica più o meno, Salvatore. Sì, è una chiave di lettura singolare, io posso aggiungere, io se la piglia al contrario, se non piglia gol, sicuramente pareggia. Facciamola così, e l'accorciamo. Aggiungiamo. No? Allora, abbiamo altri messaggi. Christian, continuano a scriverci sulla pagina del TV Sport. Hai chiamato anche prima Nicola, il triplettista, che ha detto che è bello vedere zio Salvatore alle prese con la tecnologia e con l'iPad. Zio, ti chiamerò zio da oggi. Ma io sono tecnologico abbastanza, che però svegliamolo in diretta, forse anche più di siciliani, Salvatore. No, più di siciliani no, perché lui vive attaccato al telefono, però insomma, però non risponde mai. Non disdegno di essere, no, il telefono non risponde mai, però non, insomma, anch'io mi
mi arrabbatto bene con i social e quant'altro. E poi Alex invece che chiede sì, a Salvatore, grande prova del Bari, grande Galano, vorrebbe vedere più minutaggio per Kozak. Il grosso piano piano lo sta inserendo, anch'io l'ho detto in altre circostanze, io rivedere il Kozak che era alla Lazio, mettere la firma, era il terrore dei difensori, quindi mi auguro che il processo di guarigione, di inserimento, di forma, del suo stato di forma sia sempre costante, senza intoppi, ed è quello che secondo me che sta facendo il Bari è saggiamente grosso. Appena Kozak avrà i 50-60 minuti, lo vedremo in campo e io credo che ci divertiremo ancora di più. Cristian, no, ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto, buon pomeriggio. Buongiorno, vorrei parlare un po', sono un giovane tifoso del Bari, vorrei parlare della partita, in poche parole ho visto una prova di carattere dei ragazzi, però sembra il miglior gioco. Anche il campo però ha rallentato l'idea. Però sui calci piazzati, ottimo Galano. Grazie al nostro giovane telespettatore. Cristian. No, sì, devo aggiungere su Kozak, lo aveva sottolineato nella conferenza stampa prepartita Grosso, comunque come sia contento soprattutto dell'atteggiamento del calciatore durante gli allenamenti, la voglia comunque di riproporsi e di tornare su buoni livelli, questo poi alla fine può fare la differenza. Kozak poi per caratteristiche è anche un attaccante atipico tra quelli che ci sono in rosa, forte fisicamente, forte di testa, quindi può essere davvero un'arma in più. Intanto alle nostre spalle vedo un disturbatore. E lo stiamo vedendo, eccolo, è il medico pazzo di cui parlavamo e divertirà tra pochissimo i nostri tifosi, anzi i nostri telespettatori più piccoli a partire dalle 17 qui di fronte alla Teca, ecco, non sappiamo proprio che cosa succederà, ma succede di tutto in diretta. Intanto abbiamo un'altra telefonata in linea, ringraziamo il nostro medico pazzo, pronto, buon pomeriggio. Buonasera. Signora Barbara, comunque questa partita la possiamo dedicare al nostro defunto Mattarrese, Vincenzo, la dedichiamo a lui. Pronto? Pronto? Grazie. Beh, è una dedica giusta e doverosa, anche perché Bari-Perugia poi riporta, no, a fatti meglio noti. Andando però avanti di una settimana, anzi di qualche giorno, a dir la verità, che squadra incontrerà il Bari? Un Parma in grande forma, Salvatore? L'ho detto prima, una squadra difficile, rognosa, fatta di qualche mestierante nel senso buono della parola, è veramente una squadra, tra l'altro come tutte le squadre che vengono da promozione, giocano assieme da tanto tempo, si conoscono, quindi è una partita veramente difficile che il Bari deve avere la pazienza di giocarsela con attenzione fino in fondo, non deve concedere molto perché è una squadra che se va in vantaggio poi diventa veramente difficilissimo recuperare, quindi faccio gli scongiuri da adesso e metto in attenzione, ma credo che lo sanno già, e sarà una partita, un'altra prova della verità. Adesso faccio gli scongiuri, sotto non sono inquadrato perché in tutte le volte che siamo stati chiamati finora alla partita chiave, insomma, per dare la svolta, non sempre ci è andata bene, però è questo, la realtà dei fatti è questo, ci incontriamo una diretta avversaria, abbiamo la possibilità di staccarla in casa nostra, dobbiamo provare a sfruttarla. Cristian. Sì, no, il Parma è una squadra molto, molto pericolosa, soprattutto da attaccanti veloci, Di Gaudio, Baraje, lo stesso Insigne, in questo momento ha qualche problemino perché gli manca il centravanti, c'è Calaio infortunato, c'è Ravolo anche da diverso tempo e soprattutto in campo ci sarà l'ex Desi, Salvatore, ne abbiamo parlato tanto quest'estate, soprattutto anche durante il ritiro di Bedollo, quindi sarà l'occasione anche per ritrovare Desi. Anche se Desi non sta trovando tantissimo spazio nel Parma, io invece ho in Insigne un brutti ricordi anche di comportamento, quindi sono tutti temibili e quindi dobbiamo fare veramente una gran bella partita.
0850199998 il numero per intervenire in diretta. Abbiamo un altro telespettatore in linea. Pronto e buon pomeriggio. Pronto, buonasera. Comunque mi sono dimenticato di dire che col Parma vinciamo 3-0. Ciao, buonasera. E speriamo. Firmo. Speriamo. Scrivilo. 3-0 e firmo. No, io pensavo fosse l'imitatore, perché spesso questo è il nostro ascoltatore che ci chiama sottolineando sempre come il Bari debba vincere tutte le partite 3-0. Questa volta ci ha indovinato quasi, perché il Bari ha fatto 3 gol al Perugia, però durante il TV Sport spesso chiama anche un imitatore perfetto, quindi temevo ci fosse uno scherzetto dietro, no, invece era l'originale. Eh già. Allora, io direi che forse ci possiamo salutare, anche perché insomma abbiamo parlato abbondantemente di questa partita. Ora ci dobbiamo anzi riscaldare i motori per parlare del forse uno dei big match dopo Bari-Foggia di questo campionato, Bari-Parma. Speriamo che il Bari possa fare un bel regalo di Natale a tutti i suoi tifosi. Si gioca il 21 giovedì a partire dalle 20:30. Ovviamente ci saremo come sempre noi, squadra al completo, squadra che vince non si cambia. Ritroveremo Cristian Siciliani in diretta dal San Nicola. Cristian, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Barbara e buonasera. Sei stato un perfetto uomo social oggi, lo devo dire. Grazie anche a Salvatore Guastella, ci rivediamo in studio. Sembra piacere Barbara, ce l'ho il microfono. Non... Ah, è vero? vabbè, dai, può capitare, ormai mi sono abituata. Allora, ringraziamo invece per la parte tecnica Giuseppe Mondelli, qui in Via Argiro insieme a noi, è il fondamentale, indispensabile davvero oggi, Federico Semplice, oggi come sempre ovviamente, invece in Via Fanelli, è lì e ci guarda da lì, veglia su di noi Federico. Grazie anche a voi per averci seguito. Buona serata a tutti e buon weekend. Questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Car Service Bari, nel cuore di Bari.